6 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18, quindi nell'arco dell'intera giornata. Questa iniziativa ha un duplice scopo regionale per i prossimi anni. È per questa ragione che abbiamo invitato all'iniziativa tutti gli operatori culturali abruzzesi, alle università, alle sovrintendenze, agli istituti che in vario modo contribuiscono allo sviluppo culturale della nostra regione. L'iniziativa è organica generale dell'iniziativa. Ciò che auspichiamo naturalmente è una folta partecipazione degli operatori culturali abruzzesi, perché ci aspettiamo da parte loro un significativo e costruttivo contributo di soggetti in forma di democrazia diretta. Noi possiamo ricevere contributi importanti da tutti gli operatori. Quindi ciò che aspettiamo è una forte. Grazie soprattutto al direttore del settore Dipartimento Cultura, Turismo, dottor Zappacosa. Nell'elenco che troviamo, giornata, questo cantiere Abruzzo, parleremo anche di alcuni argomenti che già stiamo toccando, abbiamo toccato alcuni giorni fa anche con la della cultura, di cui fra pochi minuti incontrerò anche col Presidente per buttare delle basi, cui non si occupi solo di imprenditoria generale senso lato, ma questo avremo una conferenza stampa a parte e credo che poi Zappacosa ne parlerà della legge 98 che abbiamo rifinanziato per 200.000 euro e sono possibili al finanziamento 54 progetti sull'audiovisivo settimana, insomma, produrremo anche l'elenco dei beneficiari di tale contributo. Come ho detto prima, la giornata, speriamo, quello che invitiamo, quello che vogliamo, questa giornata serve anche per fare un dossier di quello che potrebbe essere la cultura da qui a un anno, ma anche da qui a 3 anni. La legge 46, portata alcuni anni fa, anche la presenza dell'assessore Corrucci serve per affinché durante il dibattito della legge finanziaria che arriverà da qui a qualche settimana, insomma, si possa rinvinguare il caso di un'Aquila con questi soggetti, sia dell'Erpio, sono quelli che dobbiamo costruire poi un ufficio, un progetto ancora più ampio. Parlavo delle associazioni in cui si stanno mettendo in discussione. Intanto assolutamente non mi voglio prendere meriti, io sono in realtà più un portavoce di un lavoro che è stato un lavoro collettivo, ci ha lavorato moltissimo Pasquale Gambetta, ma ci hanno lavorato molte altre rappresentanti di associazioni, fondazioni, gruppi teatrali. La mia presenza si motiva semplicemente per spiegare un attimino l'iter e il perché dell'importanza di questo. Me ne esimo molto volentieri, ma devo dire che grazie all'interlocuzione costante e non priva di conflittualità con Luciano Monticelli, noi stiamo costruendo. Io pongo sempre l'accento in premessa su un dato che mi sembra inequivocabile. Per quanto riguarda le attività di spettacolo, non possiamo, ci vengono da noi, lo sa anche Luciano Monticelli, a proporre cose e poi scopriamo che questi fanno questa cosa per diporto. Il diporto qui non c'è, c'è la professionalità. E questo tipo di professionalità è stata conclamata anche da quelle operazioni che potrebbero sembrare all'atere dell'attività culturale in genere. Ma ci sono cose che non riguardano lo spettacolo dal vivo.